Ormai dopo 4 mesi che ho denunciato una situazione definita imbarazzante non solo da me ma da molti altri, insomma, si arriva a un punto finale perché insomma, poi c'è un limite anche a tutto e alla sopportazione in modo particolare. Insomma, in questi 4 mesi ho evidenziato un'anomalia che si era creata in amministrazione provinciale dopo delle promesse fatte dal Presidente della Provincia circa un accordo con una lista civica che ha appoggiato la stessa amministrazione, di appunto avere un rapporto politico che potesse portare i propri frutti a Roseto, ma anche alle future elezioni comunali. Questo purtroppo non sta avvenendo, questo accordo ha fatto acqua da tutte le parti, sia dall'inizio, cioè all'inizio, infatti questo l'ho evidenziato. Purtroppo siamo arrivati ad oggi, ad un giorno prima da un'importante scadenza che è il Consiglio Comunale di Teramo. Io questa azione la voglio fare oggi, perché appunto vorrei che qualcuno sperasse che domani cada l'amministrazione Brucchi e quindi Maurizio Verna, cioè chi ha posto il problema per primo, se ne vada a casa. E quindi lo voglio fare oggi nelle mie piene facoltà di consigliere provinciale, uscire da questa maggioranza nel quale non mi riconosco, perché appunto c'è chi lavora quotidianamente contro il mio partito, contro i miei sindaci, contro i miei candidati sindaci. Sarò indipendente in provincia. Ho chiesto al segretario provinciale Gabriele Minossi, che ringrazio per l'impegno profuso in questa vicenda, di poter costituire un gruppo consiliare in provincia col nome Partito Democratico, perché mi ci rivedo pienamente. Approvo tutte le scelte che vengono fatte. Sto mantenendo una linea dettata dal Partito Democratico, quindi spero che mi venga accolta questa richiesta perché mi sento pienamente partecipe di questo progetto. E niente, purtroppo è una situazione che si è venuta a formare. Io ho sperato di poterla risolvere prima, ma vedo che non c'era la volontà per poterlo fare.